La chiamata di Dio è cosa misteriosa, perché avviene nel buio della fede. Fu a 44 anni che ciò avvenne. Vieni con me nel deserto. C'è una cosa più grande della tua azione, la preghiera. C'è una forza più efficace della tua parola, l'amore. E andai nel deserto. Fu camminando con i piccoli fratelli sulle piste del deserto che scoprì la bontà della via. Fu seguendo il padre de Foucault che mi convinse che proprio quella era la mia via. Il deserto è il luogo dell'incontro con Dio, dell'intimità con Lui, del dialogo contemplativo, quasi un prolungamento del paradiso perduto. Qui Dio chiama il suo popolo per fargli ascoltare la sua parola, per stabilire con lui un'alleanza. Ma il deserto è anche terra inospitale, arida, dura, che si rivela come una solitudine scomoda e immensa, dove perfino il tempo dimentica di scorrere e si sbaglia di millenni. Un luogo non luogo, dove le anime si amplificano, luogo privilegiato per i grandi assetati di vita, dove Dio stesso ha lasciato le tracce della sua presenza. Il deserto è dove le religioni dell'unico Dio, l'ebraica, la musulmana, la cristiana, si sono formate nella solitudine e nel silenzio. Dice un canto sahariano: al termine della corsa trovi il picchetto della tenda, quando finiscono le orme trovi l'uomo. Il deserto è il luogo fuori dal tempo, dove un filo d'erba, una goccia d'acqua e il sorriso di un bambino sono ancora fonte di meraviglia. Dice ancora un proverbio sahariano: allontanate le tende e avvicinate i cuori. Il Sahara, pur nella sua caratteristica di luogo di non vita, ha permesso però l'incontro tra gli uomini e un crogiolo di razze e culture si è insediato nelle oasi. E sulla via dell'acqua gli uomini si sono scambiati esperienze e solidarietà. Sui volti scavati dal sole e dalla polvere si riconoscono i gesti antichi di chi sa sopravvivere con serenità al deserto, con modi che non hanno quasi bisogno di parole. Sul volto degli uomini del deserto si legge la durezza di una vita che necessariamente deve adattarsi all'asprezza di una terra non generosa. Ma su quegli stessi volti si legge la serenità di chi nell'incontro ha trovato la risposta. Nel Sahara si svolge ad un ritmo ben diverso di quanto si possa immaginare. Escluse le oasi, ove si forma un certo gruppo di sedentari, la maggior parte della popolazione è nomade. Per il nomade in ogni luogo si può impiantare una tenda. Ogni tenda diventa patria e ogni tenda diventa casa. L'uomo del deserto sa sempre leggere nei segni della natura. Tutta la vita è scandita dall'acqua. Non hanno valore il tempo o i chilometri da percorrere, ma la distanza tra un pozzo e l'altro. Carlo Carretto, contemplando quegli spazi senza tempo, scriverà: pochi spettacoli della natura sono così puri come un mare di dune e sabbia sotto il cielo azzurro del Sahara. Sembra lo spettacolo della creazione al suo inizio e la carica spirituale così possente da rendere il visibile e l'invisibile percepibili in un'unica realtà. Sabbia e cielo separati da un tratto di linea orizzontale, nient'altro. Thank you.
Sulle tracce delle civiltà sahariane, un uomo alla ricerca di se stesso, Charles de Foucault, ha incontrato le popolazioni nomadi, costruendo il primo intenso dialogo tra la cultura europea e il deserto nei primi anni del Novecento. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Telespettatori e care telespettatrici di Ernica TV, un ufficiale donna per la prima volta nel comando Compagnia Carabinieri di Alatri. Dallo scorso lunedì il tenente Palmina La Vecchia ha assunto il comando del nucleo operativo radiomobile della stessa compagnia. L'ufficiale proveniente dalla compagnia di Gaeta in precedenza ha già comandato il NORM di Lanciano e Cassino e ricoperto vari incarichi in strutture dell'arma nella capitale. Ed intensa è stata appunto la scorsa settimana l'attività dei carabinieri. E iniziamo il nostro notiziario, iniziamo il nostro programma con alcune notizie di cronaca nera. Era sottoposto alla sorveglianza speciale e all'obbligo di soggiorno e se ne andava in giro per Frosinone. Non aveva però fatto i conti con i carabinieri che lo hanno arrestato. Tanti anche i controlli sul territorio di Alatri che hanno portato a due fogli di via per altrettanti cinesi. Nel primo caso a finire nei guai è stato un 29enne di Alatri. Il giovane, appunto sottoposto alla misura della sorveglianza con obbligo di dimora, è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Frosinone impegnati in un servizio di controllo del territorio teso a contrastare i reati. Il giovane, sorpreso in flagranza, è stato arrestato per essersi reso responsabile del reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L'uomo infatti è stato fermato e controllato risultando essere in palese violazione degli obblighi della misura di prevenzione a cui era sottoposto.
ovvero l'obbligo di soggiorno nel suo comune di residenza per la durata di 2 anni. Il giovane, dopo l'arresto, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Ad Avalti invece i militari dell'arma della locale stazione, sempre durante un servizio, questa volta finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio, hanno intercettato 2 cittadini cinesi che si aggiravano con fare sospetto nei pressi di abitazioni isolate. I carabinieri hanno fatto scattare immediatamente i controlli. I 2 cinesi non hanno saputo fornire notizie valide, spiegazioni valide circa la loro presenza in loco, e quindi sono stati proposti per il foglio di via obbligatorio con divieto di tornare da Latri per 3 anni. E non è soltanto questa notizia cronica nera, c'è anche una notizia che riguarda un ritrovamento di droga in un'auto e una persona arrestata. Ce ne parlerà per adesso Manuel. Prego Manuel. Grazie. Con la droga nell'auto, arrestato. Un 27enne di Alatri è finito in manette, sorpreso con 50 grammi di cocaina già confezionata. Trovato altro stupefacente nell'abitazione a seguito di una perquisizione. Bloccato e trovato in possesso di 50 grammi di cocaina, in manette un 27enne di Alatri. L'arresto è scattato ieri pomeriggio nei pressi di Via Marittima, nel capoluogo. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile, coordinati dal capitano Luca Ciabocco, in collaborazione con gli agenti della squadra mobile della questura di Frosinone, agli ordini del vicequestore Carlo Bianchi, hanno bloccato giovani per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo, nel corso della perquisizione veicolare, ha tentato di occultare tra le proprie gambe, sotto il sedile dell'autoguida, un involucro in cellophane termosaldato contenente 50,20 grammi di cocaina. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare è stato rinvenuto un altro involucro in cellophane termosaldato contenente 4,80 grammi di cocaina, sottoposto a sequestro. Il 27enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio di direttissima. Il valore dello stupefacente è di circa 5.000 euro e le indagini proseguono nonostante l'arresto. Le forze dell'ordine, infatti, stanno cercando di capire se la droga stava per essere venduta sul mercato oppure se il 27enne era un semplice corriere, ipotesi che potremmo riservare ulteriori novità. E passiamo adesso a una notizia che riguarda la politica locale, o meglio la politica regionale, anche se interessato a questo evento è un nostro concittadino, il consigliere regionale del Partito Democratico, Buschini. Ma su questo argomento abbiamo dato informazione su questo appuntamento che lo stesso Buschini ha dato per domani, giovedì 27 febbraio, presso il multisala Sisto di Frosinone alle ore 18, per spiegare un po', parlare di quello che è stato il suo primo anno di attività presso la Pisana, ecco, presso la sede della Regione Lazio. Su questo argomento però espone commenta la prima tappa del mandato di Buschini un giovane impegnato in politica, ovvero il nostro concittadino Luca Fantini. Vediamo che cosa ha scritto a proposito di questo evento intitolato Un anno alla Pisana, che si terrà appunto presso il multisala Sisto domani alle 18. Ecco che cosa scrive. L'esponente del Partito Democratico, Luca Fantini, oltre al canonico invito a partecipare all'incontro, rivolto specialmente ai tanti cittadini che possono toccare con mano le differenze rispetto al passato, ha voluto esprimere le sue sensazioni riguardo gli importanti risultati raggiunti dal consigliere Mauro Buschini dopo un solo anno dall'insediamento. Sarà un incontro, scrive Fantini, quello del 27 febbraio, che in qualche modo romperà i classici schemi comunicativi, perché mentre solitamente i bilanci si fanno a fine mandato, in questa occasione l'onorevole Buschini mostrerà già a un anno dall'insediamento un resoconto documentato del lavoro svolto, un lavoro che ha compreso un importante efficientamento della macchina amministrativa, lo sblocco dei finanziamenti al territorio e la riduzione dei costi della politica. Sulla riduzione delle spese della politica il giovane Fantini ha parlato in maniera più specifica. Ecco che cosa ha detto. A proposito dei costi, è di questi giorni la comunicazione dell'agenzia Moody's,
una delle due maggiori agenzie di rating al mondo, che ha certificato come il rating della Regione Lazio è passato da negativo a stabile. Un risultato ancora di più importante se si pensa al rischio default corso dalla nostra Regione prima del nuovo governo Zingaretti, e quindi un'ulteriore testimonianza del buon lavoro svolto a livello economico e finanziario, anche grazie al prezioso contributo della Latrenza e Buschini, che come sappiamo presiede la Commissione Bilancio a Pisano. Peraltro il risparmio complessivo per la Regione fino al 2016 sarà di oltre 230 milioni di euro, tra spese del Consiglio regionale, 54 milioni in meno di quanto è stato speso in passato, spese di funzionamento con 23 milioni di riduzione, e il riordino delle società e agenzie regionali per complessivi 128 milioni. Oltre a questi provvedimenti ci sarà anche la soppressione immediata dell'agenzia sanitaria con 24 milioni di risparmio con l'agenzia di sanità regionale. Questi dati e la successiva certificazione dell'agenzia Moody's dimostrano come esiste concretamente la possibilità di fare buona politica e che in questo mondo, come spesso abbiamo ripetuto, davvero non si è tutti uguali. Quindi ecco, Fantini ha anticipato un po' quello che sarà il resoconto che farà domani, giovedì 27 febbraio, il consigliere regionale del Partito Democratico Mauro Buschini, e come lo ha chiaramente anticipato con delle parole di elogio. Ma chi interverrà a questo appuntamento domani alle 18 presso il Multisala Sisto potrà ascoltare ovviamente maggiori particolari direttamente dalla voce di Mauro Buschini. E andiamo avanti con una notizia che riguarda la nostra città e riguarda una ditta abbastanza nota, ecco, molto nota, che primeggia, diciamo, nel campo della produzione olearia. Ce ne parlerà Manuel. Prego Manuel. L'eccellenza dell'azienda olearia. Al Sol d'Oro, Quattro Ciocchi sale sul terzo gradino del podio. Il Lazio sale sul terzo gradino del podio del 12° Sol d'Oro, il concorso internazionale dell'olio extravergine di oliva, che ha visto in competizione a Verona, fiere, 10 paesi per 250 campioni di olio extravergine d'oliva, partecipanti da Italia, Cile, Uruguay, Libano, Portogallo, Spagna, Slovenia, Croazia, Turchia e Grecia. Due le aziende laziali che hanno conquistato il panel di 13 giudici internazionali provenienti da Italia, Cile, Grecia, Slovenia e Spagna, arrivando ad aggiudicarsi due medaglie di bronzo delle Olimpiadi dell'Olio. L'azienda agricola Cetrone Alfredo di Sonnino si è aggiudicata il Sol di bronzo per la categoria olio fruttato medio. Stesso riconoscimento, ma per la categoria olio biologico, per l'azienda agricola Quattro Ciocchi Americo di Alatri. Il concorso oleario internazionale più importante al mondo, organizzato da Verona Fiere, come anteprima di Sol e Agrifood, promuove per i vincitori numerose iniziative, tra le quali la possibilità di fregiarsi di un bollino indicante sulla bottiglia il premio ricevuto e di incontrare in via esclusiva i buyer esteri in aprile nel corso di Walk Around Testing in programma durante la rassegna internazionale dell'agroalimentare di qualità, che si svolge in contemporanea con Vinitaly. La prima edizione di Sol d'Oro Emisfero Sud in Cile per la produzione oleicola realizzata dal Nuovo Mondo, dove la campagna inizia in primavera, realizzata con il patrocinio di Verona Fiere, sarà presentata martedì 8 aprile durante la serata di gala di premiazione di vincitori di Sol d'Oro 2014 alla presenza del presidente dell'associazione Panel Cata Cile e dell'ambasciatore cileno in Italia. Benissimo, quindi ancora un successo per l'olificio Quattro Ciocchi. E passiamo, non poteva mancare una notizia, anzi ce ne sarà più di una, lo vedremo nel corso del nostro programma, sulla politica locale, sulle polemiche che le iniziative, alcune iniziative da parte degli amministratori chiaramente sollevano, alcune polemiche. In questo caso c'è una nota di Giulio Rossi, ecco, non sono io, ma il nostro concittadino e mio amico dottor Giulio Rossi, che è stato anche assessore ai servizi sociali e alla cultura della passata amministrazione, quella presieduta dal sindaco Costantino Magliocca. E critica ovviamente Giulio Rossi questa iniziativa del vice sindaco Fabio Di Fabio, attuale assessore ai servizi sociali,
che ha denunciato un utente che si era comportata in maniera secondo lui scorretta all'interno del Palazzo dei Servizi Sociali. Ma vediamo quali sono i commenti di Giulio Rossi a questo riguardo. Veramente incredibile quello che è riuscito a fare il nostro caro vice sindaco, nonché assessore ai servizi sociali, l'illuminato Fabio Di Fabio. Sapevamo già del suo fallimento totale come politico e come assessore, bastava guardare i tanti disastri che ha combinato durante questa legislatura per rendersene conto, e vogliamo stendere un velo pietoso sul suo operato. Mai avremmo immaginato che sarebbe arrivato a denunciare un utente che, sicuramente più arrabbiato degli altri, lo avrà apostrofato in termini un po' più pesanti. Fa parte del gioco, pensiamo che a volte ci si possa trovare in condizioni più critiche, ma è anche vero che chi accetta un incarico di assessore dei servizi sociali di questi tempi sa già a cosa va incontro, e lui lo sapeva bene e lo sa bene, visto che più volte è andato sui giornali a sbandierare le difficoltà della gente, che aveva perciò bisogno di personale in più. A proposito, caro vice sindaco, quanto ti costa tutto questo personale? La domanda che Giulio Rossi rivolge al vice sindaco e assessore ai servizi sociali Fabio Di Fabio. E se lo è preso, e se lo è preso perché dovevano fare progetti faraonici, quindi Di Fabio ha preso questo personale per mettere in pratica alcuni progetti faraonici e stare appresso alla gente in difficoltà. Mi sa che non ha funzionato, commenta Giulio Rossi, perché se sei costretto a ricorrere alla denuncia c'è qualcosa che non va. Fosse successo ai miei tempi, eppure ne ho avuti di scontri verbali e non con le persone, le stesse che adesso mi cercano e mi dicono che al di là dello scontro non li ho mai presi in giro e per questo mi rispettano e mi cercano ancora. Ecco, se fosse successo ai suoi tempi, ai tempi di Giulio Rossi, avrebbe gridato, probabilmente queste sono le considerazioni che svolge lo stesso Rossi, chiaramente avrebbe gridato Di Fabio probabilmente e si sarebbe stracciato le vesti dando probabilmente del fascista allo stesso Rossi perché ricorreva alla forza. Ecco, tu invece, continuiamo nella lettura della nota diffusa dall'ex amministratore Giulio Rossi, tu invece da perfetto democratico prendi e denunci. Complimenti vivissimi, caro vice sindaco, un segnale forte in un periodo di crisi. Il miglior modo di affrontare le persone non è quello di porsi in ascolto e cercare di risolvere problemi, no, il miglior modo è la denuncia. Veramente terribile quello che hai fatto, ti stai dicendo da solo che hai fallito e dovresti trarne le giuste conclusioni. Se non sei in grado di gestire umanamente questo servizio così delicato ed essenziale, vattene, dimettiti, mandaci qualcun altro, sicuro che non farà peggio di te. Questa è la conclusione di questa critica molto aspra, diciamo, pubblicata sulla stampa locale in seguito a un esposto, a una denuncia, una segnalazione, diciamo, un commento più che altro di quello che è stato l'operato dell'assessore dei servizi sociali Fabio Di Fabio, l'ex amministratore, il dottor Giulio Rossi. Andiamo avanti con una notizia che riguarda, cambiamo un po' argomento, passiamo al comune, al vicino comune di Collepardo, con Manuel che ci parla addirittura di un ritiro spirituale. Mi incuriosisce questa notizia. Prego Manuel. Preparativi per il ritiro spirituale. Invitati tutti i priori e le 40 confraternite presenti in 14 comuni. Il delegato vescovile del coordinamento delle confraternite della diocesi di Anagna Latri, don Bruno Veglianti, ha invitato tutti i priori, i componenti dei direttivi, le consorelle e i confratelli facenti parte a 40 confraternite presenti in 14 comuni della diocesi a partecipare al ritiro spirituale che si terrà a Collepardo domenica 16 marzo. Con tali incontri, spiega Aldo Fanfarillo, segretario diocesano delle confraternite della diocesi, vogliamo in parte contribuire alla nostra formazione e preparazione spirituale, avvertita da parte di tanti confratelli e consorelle alla fraternità tra di noi e all'accrescimento dello zelo nel servizio di Dio e dei fratelli, secondo le direttive del nostro statuto. Le confraternite si sono formate dopo l'anno 1000 intorno ai monasteri di Germania, Francia, Calabria e Toscana e di altre regioni italiane con gruppi di cristiani ferventi che testimoniano la loro fede facendo volontariato ed opere di carità e tenendo vive le tradizioni culturali del loro paese.
Importante è anche l'imponente patrimonio artistico accumulato dalle confraternite, in generale nei loro oratori e nelle loro chiese. La grande quantità degli abiti, insegne, statue, crocifissi con cui le confraternite intervengono a funzioni e processioni sacre. Tutto questo servizio, e non solo, nella sfera pratica religiosa, ma anche nel campo del folklore ispirato alla tradizione cristiana. Le confraternite non sono pure associazioni filantropiche, ma un insieme di fratelli che, volendo vivere il Vangelo nella consapevolezza di essere parte viva della Chiesa, si propongono di mettere in pratica il comandamento dell'amore, che spinge ad aprire il cuore agli altri, particolarmente a chi si trova in difficoltà. Benissimo, quindi è un appuntamento importante, che è importante, diciamo, per i credenti, chiaramente per questa riunione, che riguarda almeno 40 confraternite presenti in 14 comuni della nostra diocesi. E avevamo parlato nei giorni scorsi di questa conferenza stampa che avrebbe avuto il nuovo manager dell'ASL, la dottoressa Isabella, professoressa di Isabella Mastrobuono, con la stampa locale, questo incontro con la stampa locale. La parola d'ordine è razionalizzare e cercare di rendere servizi migliori con mezzi e personale a disposizione, anche perché non arriveranno, ecco attenzione, prestate attenzione cari amici telespettatori, non arriveranno né fondi in più della regione né tantomeno nuovi medici o infermieri. Quindi ha messo immediatamente le mani avanti il manager dell'ASL, la professoressa Isabella Mastrobuono, che ha delle idee chiare su quali siano le problematiche che affliggono gli ospedali sociali, a cominciare dal pronto soccorso. È il primo settore, quello del pronto soccorso, che la professoressa Mastrobuono ha indagato per capire le principali criticità, ed è già intervenuta applicando le richieste avanzate alla Regione nel novembre del 2013. A proposito del pronto soccorso, ecco, è bene ricordare che c'è stato pochi giorni fa, ecco, una settimana fa, ci sono stati ben due blitz dei NAS che hanno evidenziato alcune grosse carenze, alcune carenze gravi del pronto soccorso di Frosinone. E ha affrontato durante la conferenza stampa la professoressa Mastrobuono anche il problema della inconferibilità, questa accusa chiaramente che era stata avanzata riguardo alla impossibilità, diciamo, di conferire a lei il ruolo di manager. Quindi ha fatto alcune precisazioni ai nostri giornalisti, ai giornalisti della stampa locale e provinciale, chiaramente riguardo a questo problema di conferibilità del titolo di manager dell'ASL Frosinone, chiaramente smentendo quanto da più parti, diciamo, era stato denunciato, segnalato. Per quanto riguarda invece la riorganizzazione, ecco, dal bilancio regionale, purtroppo, ha annunciato la Mastrobuono, sono in arrivo altri tagli. Il potenziamento non è necessariamente legato ai finanziamenti, l'obiettivo è uscire dal piano di rientro, è evidente che non ci saranno finanziamenti in più. Nella riorganizzazione però si può risparmiare e migliorare i servizi, bisogna liberare risorse per altre attività. È un discorso sentito, diciamo, tante altre volte in passato, poi speriamo che nel caso della gestione della Mastrobuono chiaramente alle parole seguano i fatti. Si punta comunque a valutare i carichi di lavoro e a portare i necessari correttivi. Ringrazio, approfitta anche la professoressa Mastrobuono di questa occasione, di questo incontro con la stampa, per ringraziare i dottori Rocco Pantanella, primario del pronto soccorso, Maurizio Menichelli, primario di cardiologia, e Giampiero Fabi, direttore sanitario dell'ospedale, che hanno dimostrato che la squadra, se lavora, può fare. Ed importante, un provvedimento importante è stato quello di deviare subito il flusso dei pazienti con problemi cardiologici direttamente nel reparto di cardiologia. Per questo sarebbe il motivo per il quale il pronto soccorso si è parzialmente sgonfiato e quindi ha migliorato le prestazioni, i tempi di attesa. Importante è pure la holding area, dove i pazienti sono presi in carico dalle unità operative alle quali sono destinati. Interventi diffusi però non sono previsti soltanto per Frosinone, ma anche per gli ospedali di Sora e Cassino. Per quanto riguarda i posti letto, vediamo che cosa ha detto la Mastrobuono. Altra questione è la riduzione dei posti letto negli ospedali sociali con l'istituzione delle macro aree. Il numero dei posti letto non è espressione dell'effettivo fabbisogno, si possono erogare servizi in situazioni diverse dal posto letto. Significa che non ho bisogno del posto letto, ma di un percorso assistenziale.
Bisogna capire quali posti letto servono di cure intermedie e di casi della salute. Penso più a questi che ai posti letto ordinari. Queste sono affermazioni lasciate dalla nostra buona. E riguardo a un altro argomento che è stato affrontato nel corso dell'incontro, quello dell'istituzione del DEA di secondo livello, a questo riguardo la nostra buona ha detto che prima di parlare del DEA di secondo livello occorre pensare a riorganizzare le attività del primo. E sul punto è evidente che la Regione deve fare le sue scelte. Ha affrontato anche in maniera molto, diciamo, stringata, però il problema di Alati. Ecco, per Alati il decreto 80 prevede specifiche attività, mentre per Anagni c'è da riflettere su quanto deciso dal TAR. Ma ha detto il nostro modo di comprendere le difficoltà dei cittadini, ma esistono altri modelli organizzativi. In determinate situazioni le case della salute, con un ritornello che diciamo in questi ultimi mesi torna di frequente, questo delle case della salute che possono essere sedi di urgenze per i codici bianchi e verdi, ovvero per dare risposte immediate che ora il cittadino trova al pronto soccorso. Dobbiamo imparare, ha detto la Mastrobuono, che le piccole emergenze possono essere risolte in altro modo. Tre sono comunque le linee strategiche indicate dal manager. Il primo obiettivo è il miglioramento dei servizi a partire dalle attività del pronto soccorso, l'apertura delle case della salute con la prima che sarà aperta a Pontecorvo il prossimo 30 marzo e la riorganizzazione delle attività. La seconda linea riguarda invece il benessere lavorativo. Non si hanno buoni risultati se non si lavora in situazioni di benessere. La terza direttrice è lo snellimento della parte burocratica amministrativa. Vedremo quante di queste affermazioni, ha parlato anche di altri argomenti la professoressa Mastrobuono, però ci limitiamo a dare per il momento informazioni riguardo a questi punti che riteniamo magari essere principali. Passiamo quindi con Manuel ad una notizia che riguarda una iniziativa promossa da un comune, quello di Manuel, di comune si tratta, un comune a noi vicino. Prego. Bambini e famiglie in festa domenica a Vico nel Lazio. Tutto pronto anche a Vico nel Lazio per il carnevale che domenica 2 marzo si svolgerà presso il centro socioculturale in piazza San Giorgio. L'amministrazione, guidata dal sindaco Claudio Guerriero, infatti, domenica, oltre che per i bambini del centro storico, metterà a disposizione di tutte le persone interessate dei pulmini nelle varie zone periferiche. Gli appuntamenti per le famiglie residenti fuori dal centro, e ovviamente i tanti bambini, è dal 15 dal parcheggio della zona di Pidocco e dalle 15.15 dalla zona elementare della zona di Colle. Una volta prelevati i piccoli, questi e le famiglie, grazie al servizio Navetta, potranno recarsi al centro socioculturale. Alle 15.30 avrà inizio la festa che vedrà la presenza dei clown Scarabocchio, una festa con tanto divertimento e momenti di allegria, ovviamente con tanti coriandoli, stelle filanti, musica e simpatia. È molto attivo il comune di Vico nel Lazio, soprattutto con i bambini, con le loro famiglie, chiaramente in queste attività, poi durante il carnevale chiaramente si intensificano proprio per la caratteristica stessa del carnevale. E passo a una polemica, un'altra polemica, è stata quella del dottor Giulio Rossi, mio omonimo medico, ex amministratore della città di Alati, con il vice sindaco, attuale assessore dei servizi sociali, il dottor Fabio Di Fabio, mentre la seconda polemica, della quale parliamo questa sera, chiaramente riguarda lo scontro sul teatro Politeama, e c'è un affondo di Patrizio Cittadini, l'avvocato Patrizio Cittadini, che è il rappresentante della lista civica Programma Lati, lista civica oggi di minoranza, diciamo in minoranza rispetto nel Consiglio Comunale. Ecco, Cittadini che cosa scrive? Il Presidente del Consiglio Comunale, si riferisce ovviamente al dottor Fausto Lisi, il Presidente del Consiglio Comunale lamenta che non si vuole dare seguito ad un preciso ordine del giorno votato principalmente dai consiglieri di maggioranza e che impegna l'amministrazione a procedere all'acquisto del cinema teatro Politeama. La maggioranza replica che la legge vieta tale tipo di acquisto, ma dice anche che non vi sono i soldi per acquistarlo e aggiunge infine che tale acquisto non appare strategico per lo sviluppo sociale della città. Sicché sembra che l'impossibilità dell'acquisizione nasca non solo per non violare delle norme, ma perché vi sono anche altre giustificazioni. E analizziamo, scrive Cittadini, quanto riferito dalla maggioranza. In primo luogo,
Le norme vietano tale acquisto. Crediamo che si tratti di una mera opinione, perché pare strano che invece il comune di Frosinone abbia deciso per l'acquisto del Cinema Teatro Nestor e che così facendo voglia violare delle disposizioni di legge. In secondo luogo, non vi è disponibilità finanziaria. Eppure, quando è stato approvato questo ordine del giorno, l'amministrazione già poneva in essere tutti gli atti per l'acquisto delle famigerate, così le definisce Patrizio Cittadini, le famigerate camerette al prezzo di 230.000 euro per l'ampliamento di un museo già ospitato in un palazzo prestigioso e che non aveva proprio bisogno di essere incrementato nella sua volumetria. Inoltre, solo poco tempo fa sono stati spesi circa 100.000 euro per la realizzazione di una strada utile solo per i pochi proprietari di ville che la percorrono, ma che non è davvero funzionale alla città. Il terzo punto che affronta l'avvocato Patrizio Cittadini è il seguente: non è strategico per lo sviluppo sociale della città, eppure nel programma elettorale presentato dalla maggioranza, nello stesso programma delle opere pubbliche, c'è la realizzazione di un teatro in località Chiappitto. A che pro tale costruzione? Forse solo per gratificare qualche tecnico con un incarico di progettazione, come già successo in occasione del mosaico in piazza? Il presidente del Consiglio Comunale aveva lanciato l'idea di acquistare il Politeama con le indennità degli amministratori, così da non incidere sulle casse comunali. Programma Latri, quindi la lista civica rappresentata in Consiglio Comunale dall'avvocato Patrizio Cittadini, è perfettamente d'accordo su tale situazione, purché, come evidenziato da un suo ex consigliere comunale, le stesse indennità vengano utilizzate per il pagamento anche della manutenzione ordinaria e delle varie utenze e necessità, in attesa di poter bandire un concorso per la sua gestione. Quindi questo è quanto scrive, intervenendo in questa polemica, in questo scontro sul teatro Politeama, l'avvocato Patrizio Cittadini. E passiamo a un'altra notizia che ci leggerà Manuel, riguarda i rifiuti elettronici in ciociaria. Che cosa scrive la stampa locale a questo riguardo, Manuel? Rifiuti elettronici. In ciociaria recuperate 200 tonnellate. Nel 2013, in provincia di Frosinone, sono stati gestiti circa 180 tonnellate di RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni e cappe, che hanno consentito un risparmio di circa 250.000 kWh di energia elettrica e la mancata emissione nell'atmosfera di oltre 3.300 tonnellate di CO2. I dati sono stati diffusi ieri da Ecodom, il consorzio italiano recupero e riciclaggio elettrodomestici. Il Lazio si è attestato al settimo posto tra le regioni italiane più virtuose nel recupero e riciclaggio di elettrodomestici. In tutta la regione sono state gestite 3.657 tonnellate di RAE, pari a 4.267.000 kWh di energia risparmiata e 48.850 tonnellate di CO2 non immesse nell'atmosfera. Rilevante è il beneficio ambientale derivante dal lavoro di Ecodom. Oltre alla già citata riduzione della quantità di CO2 immessa in atmosfera, le materie prime seconde, ferro, alluminio, rame e plastica, ottenute dal riciclo di 70.400 tonnellate di elettrodomestici trattati. Molto bene, quindi un risultato positivo è quello della raccolta degli elettrodomestici in, chiaramente in disuso, no? Da smaltire in ciociaria. 200 tonnellate, pensate un po'. E a proposito di discariche, invece appunto di problemi di riciclo di rifiuti, bisogna torniamo un attimo su questo argomento con una storia, così titola la stampa locale, che va avanti da 30 anni. È quella la storia della discarica di Via Le Lame, il deposito di rifiuti di Via Le Lame. Via Le Lame è una delle strade, diciamo, ecco, dell'asse attrezzato, se non sbaglio, della città di Frosinone. È un qualcosa che chi transita in quella zona chiaramente impressiona abbastanza, vedere questi cumuli di rifiuti che sono addirittura lì vengono accumulati lì da circa 30 anni, almeno secondo quanto apprendiamo dalla stampa. E il deposito dei rifiuti è iniziato negli anni 70 ed è proseguito tra chiusure e aperture emergenziali fino al 2002-2003, passando prima per la gestione della Reclas e poi della SAF. Tra il 2004 e il 2008 la Regione
ha stanziato circa 9 milioni di euro con i quali sono stati realizzati una barriera idraulica a protezione della falda acquifera e il telone impermeabile che copre la collina. Per quest'ultimo intervento addirittura non è stato ancora effettuato il collaudo. Il sospetto è che sia stata messa la polvere sotto il tappeto. Nel frattempo la bomba ecologica resta innescata con il cuore dell'ecomostro e continua a produrre fiumi di percolato, sostanza altamente nociva che a causa della mancata impermeabilizzazione del terreno continua a penetrare nel terreno stesso, a due passi dal fiume Sacco e di un centro commerciale. Le indagini procedono su due livelli, uno storico-tecnico e l'altro ambientale. Innanzitutto si sta cercando di capire quali sono e di chi sono le responsabilità della mancata bonifica, un compito certamente non facile. Per questa ragione, oltre all'acquisizione delle carte da parte dei carabinieri, la Procura ha affidato una consulenza per scandagliare tutti gli aspetti con le competenze tecniche dovute. Ecco, speriamo appunto che vadano avanti di pari passo le indagini per capire chi è responsabile, ma anche, diciamo, gli studi sul modo di mettere in sicurezza questo sito, che è veramente un pericolo molto grosso, non soltanto per i cittadini di Frosinone, ma per la popolazione dell'intera provincia. E adesso con Manuel voglio che Manuel legga un qualcosa che riguarda in qualche modo il nostro ospedale, l'ospedale San Benedetto, è un reparto che è stato da tempo, si annuncia debba arrivare da lato, quello della lungodegenza, che in primo momento era, diciamo, si trovava all'interno dell'ospedale Ceccano, poi era stato trasferito a Frosinone e adesso dovrebbe arrivare da lato. Ma c'è un'interrogazione di un uomo politico che interroga il presidente della Regione Lazio Zingaretti a questo riguardo. Comunque ci leggerà la notizia adesso Manuel. Prego Manuel. Lungodegenza verso Latri. Fardelli interroga Zingaretti. La lungodegenza dello Spaziani rischia il trasferimento ad Alatri. Il consigliere regionale Mario Fardelli presenta una interrogazione. Un anno fa da Ceccano è stato trasferito a Frosinone e oggi da Frosinone si ipotizza un trasferimento ad Alatri, dice Fardelli. Non c'è pace per il reparto di lungodegenza. Non se ne comprendono le motivazioni. La sanità provinciale ha già subito cambi, spostamenti, tagli, soppressioni, chiusure che hanno prodotto maggiori inefficienze e difficoltà. In una interrogazione al presidente della giunta regionale Zingaretti, nonché commissario per la sanità del Lazio, motiva l'opposizione con una serie di considerazioni che partono proprio dal trasferimento subito un anno fa dal reparto e che diventano più tecniche. Il decreto 80, prosegue Fardelli, prevede la lungodegenza del polo B e quindi presso lo Spaziani, mentre Alatri con Anagni fa parte del polo A. Inoltre la presenza del reparto presso l'ospedale di Frosinone è funzionale ad altri reparti, in particolare a quello di medicina. Perfetto, quindi questa notizia andava data nel contesto perché riguarda, diciamo, quello che dovrebbe essere il discorso fatto da Mastro Buono riguardo alla riorganizzazione di alcune strutture ospedaliere e sanitarie della nostra provincia. Ecco, io approfitto di questa notizia per dire che qualcuno potrebbe anche parlare di questa ala, al secondo piano dell'ospedale San Benedetto di Alatri, che da molti anni è stata, diciamo, non è stata più utilizzata per l'uso sanitario, ma perché doveva essere, diciamo, in qualche modo dire restaurata, diciamo, forse diminuisce quello che è il valore del significato di questa parola. Non era un restauro, ma addirittura un restyling, una ristilizzazione, cioè praticamente questa ala posta al secondo piano è stata completamente sventrata e completamente ricostruita con dei servizi, con delle tecnologie anche moderne, perché si parlava di un utilizzo addirittura per delle camere a pagamento, quindi per degli utenti che avevano disponibilità di pagare quelle che erano le prestazioni sanitarie che potevano ricevere all'interno dell'ospedale di Alatri. Ecco, però credo che siano anche più di 5 anni, chiaramente, che iniziati i lavori, questi lavori sono andati avanti molto a rilento e a tutt'oggi quest'ala non è ancora disponibile, diciamo, per l'uso al quale dovrebbe essere destinato, per l'uso sanitario. Quindi ecco una potenzialità che ha l'ospedale dell'Atri di conservare chiaramente tutti i servizi che già offre alla cittadinanza, ma addirittura di potenziarli, di ampliare anche quello che è lo spettro dei servizi, eventualmente anche con questo reparto di lungodegenza. Ma quello che è il problema principale e fondamentale della Frosinone non è tanto
la quantità dei servizi, perché in questo si riesce a tamponare numerose carenze, ancora a fornire dei servizi quantitativamente e qualitativamente abbastanza buoni. Però ecco il problema cronico del personale, questo personale che ha dato qualche cenno a Mastrobuono riguardo a una nuova organizzazione del lavoro, a un migliore utilizzo, però ecco, non è il primo manager che si avvicenda alla guida dell'azienda sanitaria locale di Frosinone, e chiaramente molti hanno promesso questo tipo anche di nuova organizzazione del lavoro, un'utilizzazione al meglio, però credo ci sia poco da utilizzare al meglio se effettivamente le carenze sono croniche, perché ci troviamo in presenza di personale che a causa del blocco del turnover, abbastanza avanti con gli anni, oppure ecco, proprio per i gravi carichi di lavoro sostenuti in questi numerosi anni, chiaramente anche con delle limitazioni, con delle problematiche riguardano anche la non perfetta efficienza, limitazioni che chiaramente oltre a danneggiare il lavoratore, la lavoratrice, chiaramente non rendono la loro produttività al meglio. E vedremo queste promesse, vedremo anche questo fatto, no, che un'azienda che dovrebbe avere a Romano una qualche libertà d'azione, no? In genere le aziende private questo hanno, no? Addirittura a volte ne hanno troppa, perché magari i privati, no, delocalizzano, con la moda di oggi delocalizzare, con la scusa che il costo del lavoro in Italia è elevato, no? Anzi non hanno più nemmeno necessità di licenziare oggigiorno, perché dicono ai loro lavoratori, noi gli industriali dicono guardate, noi non vi licenziamo, però spostiamo la fabbrica, da Frosinone la spostiamo in Albania, se volete venite là e continuate a lavorare con noi, no? Questa, a volte capita anche questo. E non è questo il caso dell'azienda sanitaria locale Frosinone, il problema nel caso dell'azienda dell'ASL Frosinone è semmai un altro, è quello che si sguarniscono i reparti, si sposta il personale da un presidio all'altro in alcuni casi, oppure da un reparto all'altro senza una vera e propria logica, e si vanno a creare carenze su carenze, perché probabilmente si tolgono delle figure professionali a volte importanti in un presidio per spostarle in un altro, e quindi creando delle problematiche che poi diventa difficile risolvere, soprattutto quando poi comincia a divare anche la sfiducia dell'utente, no, verso una struttura, perché magari lì non trova quell'assistenza che cerca, soprattutto quando si tratta di problemi di salute. Ma non voglio dilungarmi su questo argomento, e con la nostra trasmissione, il nostro programma, credo che possa terminare qui con queste notizie che abbiamo dato, e quindi diamo appuntamento ai nostri telespettatori per il prossimo venerdì con, magari resoconto di quello che dirà. Andrai a questo incontro di Buschini, hai la possibilità di andarci? Come no, parteciperò. Ecco, allora preparati, perché così magari, no? Portati anche magari un blocco notes, così un taccuino, così farai magari, ci riferirai quello che è stato detto, nell'occasione di questo incontro. Ci sarà, lo ricordiamo ai nostri telespettatori, domani giovedì 27 febbraio presso il cinema Sisto, multisala alle ore 18. Vabbè, quindi ci racconterai che cosa è accaduto se parteciperai a questo incontro. Ti ringrazio intanto per la collaborazione che mi hai fornito, ringrazio tutti i nostri telespettatori per la pazienza che hanno avuto nell'ascoltarci, in ascoltare queste notizie. Va bene, grazie a tutti e arrivederci. Arrivederci. That's a fact.
It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. Questo è un po' di salsa, un po' di luce,
Che vuoi ancora mangiare? No, non mi metto. Cosa è il palco? Sotto il palco c'è il nome nostro, eh? Però se comincia a venire bene quello...
all'occhio l'ultimo CD, nonché primo, acquistabile direttamente da noi a 5 euro. Ruben James.